respect the world. But it flew away from... Amici di motori attrezzando Santa Grandi, siamo alle gocce a Gussago, in questo sciatore Le, dove praticamente io fra due secondi non faccio più niente, anzi, sapete cosa faccio? Do subito il microfono a Luana e noi forse ci vediamo dopo estate, a tra poco, due mesi. Attilio ci abbandona, Bruno, praticamente abbiamo già ridimensionato la squadra di motori a 360 gradi. Beh, ci troviamo qui in una location davvero stupenda che ovviamente è a disposizione di tutti coloro che volessero venire a trascorrere qui le proprie giornate, i propri pomeriggi. Una giornata molto particolare, estate alle gocce, promossa da un grande amico. Sì, assolutamente, Andrea Liberini ha voluto sfociare in un ambito diverso rispetto al suo solito. Manteniamo comunque nella giornata un taglio dedicato ai motori, perché vedremo appunto la presenza di personaggi e di mezzi a due e a quattro ruote, però si spazia anche in altri sport, proprio su quello che è il discorso legato all'estate, quindi sabbia, quindi acqua e quindi voglia di stare insieme. Allora vedremo un po' di pallanuoto, vedremo un po' di beach volley, ma vedremo anche del bungee jumping. Sei pronto? Io sono pronto a vedere Mario che fa le riprese, ma qualche temerario ci sarà sicuramente. Beh, vedrete davvero, ve ne racconteremo delle belle, ma adesso ci spostiamo subito a un simulatore molto interessante. Andiamo a intervistare il nostro amico Andrea, perché ci deve raccontare come gli è venuta questa idea. Assolutamente, andiamo a vedere come se la cava con le macchine vere e con le macchine simulate. Allora, di location particolari in cui effettuare le interviste ne ho visitate parecchio, ma questa devo dire che in effetti merita davvero. Andrea Liberini al simulatore, ma adesso ti devo distrarre, non potrei guidare oltre perché dovrei parlare con me, sai che non bisogna distrarsi quando sei al volante. Allora Andrea, come ti è venuta l'idea di questa bella giornata alle gocce? Ma è stata un'iniziativa di qualche mese fa e ci siamo appunto trovati insieme a Simone e Paolo delle Gocce e abbiamo detto vai, cosa facciamo per il compleanno delle gocce, e abbiamo messo insieme quello che sono le nostre attività, le attività di Calibra, quindi rally, e insieme alle attività delle gocce, quindi piscina ovviamente, beach volley, pallanuoto, abbiamo i gonfiabili per i bambini e abbiamo un'esclusiva interessante che è il bungee jumping, quindi un qualcosa di unico. Quindi diciamo che abbiamo cercato di unire la passione per i motori a delle attività ludiche che magari solitamente sono un po' più alla portata di tutti, mentre invece la passione di motori solitamente è vista un po' come qualcosa di esclusivo. Non è poi così, cioè vogliamo cercare di sfatare un po' anche questo mito, la passione di motori può essere per tutti, nonostante sia magari un hobby un pochino costoso. Beh sì, quello è un po' il problema del, diciamo, degli sport a motore. Qui stiamo dando la prova però che qualcosa si può fare. Abbiamo, insieme ai ragazzi dell'RBR World, abbiamo creato questa competizione. Tutto oggi e tutto domani il miglior tempo in assoluto vincerà una vera gara con una Suzuki Swift, che è la nostra di Calibra, e in una rally round. E quindi questo anche per avvicinare un pochettino quelli che sono i giovani al mondo del rally, e quindi insomma pensiamo che si possa fare bene anche senza spendere tutti questi soldi. Esattamente, era proprio quello che volevo sentirmi dire. Guarda Andrea, abbiamo visto all'interno di questo simulatore girare su pista la tua vettura del Rally 1000 Miglia. Che cosa è successo? Com'è finita in un videogioco? Ma per me è una grandissima soddisfazione. Io è il sogno che avevo da piccolo quando giocavo a Colin McRae, sperare di vedere la mia macchina, vedermi dentro in un videogioco. Adesso ci sono riuscito con i ragazzi appunto di RBR World, hanno replicato quella che è la mia livrea e l'hanno inserita in un gioco, in un vero simulatore, quindi per me è un'emozione grandissima anche questo, un bellissimo regalo. Il tuo prossimo appuntamento sportivo ovviamente? Non sappiamo. Calibra mi sta portando veramente portando via tante energie, e adesso abbiamo nel reparto moto, seguendo dei ragazzi delle moto, e abbiamo un giovanissimo ragazzo sedicenne che settimana prossima è impegnato nel trofeo moto estate, e abbiamo qualche iniziativa appunto con il rally, un pilota è impegnato anche settimana prossima nel rally, e quindi penso che per quest'anno mi fermerò qui. È stato bellissimo il 1000 miglia e dai, rimaniamo così. Grazie. Ci siamo spostati da un simulatore di guida a, diciamo, delle macchine reali quantomeno, ma adesso le proveremo anche, quindi in effetti andremo su strada
con un pilota d'eccezione, Andrea Dalla Villa, che è qui testimonial in questa bella giornata di estate alle gocce. Innanzitutto, come mai hai deciso di accettare questo invito? Che cosa ti ha incuriosito? Bah, diciamo che è il mio mondo, l'ambiente delle automobili è il mondo che conosco, quindi ho accettato con piacere questo invito. Allora, sei pronto a rimetterti al volante? Perché adesso è un po' che latiti, vero? È vero. Io sono sempre pronto, basta avere un'automobile e io sono pronto. Allora, il mondo del rally, diciamo che l'hai abbandonato e quindi adesso che cosa ti stai dedicando? Lo seguo come sempre. Come pilota, lo seguo sempre perché sono sempre nel mondo del rally, nelle selezioni di Rally Italia Talent e comunque poi collaboro con delle concessionarie o delle case che... e quindi faccio anche questi test drive, e è una cosa che mi piace, molto piacevole, sono nel mio mondo come ho già detto e con tanti appassionati, quindi mi conoscono, io ho modo di presentare questi modelli. So anche che sei un mentore per alcuni giovani ragazzi che si stanno avvicinando appunto al mondo del rally. Sì, a me piace trasmettere le esperienze che ho avuto, che ho acquisito in questi 20 anni, anzi più di 20 anni di gare, quindi cerco di trasmetterle a chi sta iniziando perché mi sembra anche giusto. Che cosa abbiamo qui oggi? Ci sono delle vetture Peugeot, c'è la nuova 308, una vettura direi molto buona, confortevole come guida. Poi c'è una 2008 che è una vettura un po' più alta, diciamo, che adesso va un po' anche di moda e più per famiglie, quindi una vettura che si adatta anche alla persona che ha un po' più anni. Poi c'è questa nuova vettura che è la 208, che è una vettura piccolina, ma... Questa è la mia preferita. Anche jumping alle gocce, la prima volta? Sì, è la prima volta. E qual è l'emozione? Fighissimo, una cosa favolosa, soprattutto quando arrivi in alto, che prima sei tutto figo, sì ce la faccio, poi quando arrivi lì inizi a avere i primi dubbi e poi ti lasci andare, non c'è nient'altro. Grazie. Alle gocce oggi anche la casa del trader, Marcello Brignoli, sportivo, pilota, nonché responsabile di questa nuova società. Esatto, siamo qui oggi in queste due giornate di festa e di sport. Abbiamo colto l'invito dell'amico Liberini per presentare la nostra società che offre servizi per chi vuole operare sui mercati finanziari e ho portato giù anche la moto con la quale corro nel Nissan 600, quindi un'occasione per stare tutti assieme e divertirsi.
E per il nostro pubblico spieghiamo cos'è questa tua nuova iniziativa, la Casa del Trader. Sì, è una società che appunto offre servizi per chi vuole operare in borsa e insegniamo alla gente a investire i propri risparmi e i propri soldi, offrendo un servizio di segnali dove appunto viene spiegato quando comprare, quando vendere valute, azioni. Siamo partiti da Nana a questa parte e sembra stia andando tutto bene, ecco. Alle gocce oggi anche Alessandro Botturi, il caldo è quello da Dakar, ma l'atmosfera è completamente diversa. Sì, il caldo c'è parecchio, assomiglia parecchio al caldo sudamericano, però dai, l'atmosfera è abbastanza diversa, qua siamo qua per divertirci, è un evento che hanno organizzato veramente bravi il gruppo Liberini e siamo qua a divertirci un po'. Parliamo della tua stagione agonistica, quella appena trascorsa e quella che verrà a breve. Sì, quest'anno ho corso con Yamaha, ho fatto qualche gara di mondiale rally, ho fatto la Dakar che sfortunatamente non è finita come mi aspettavo, sia io che Yamaha, purtroppo ho dovuto abbandonare per guai tecnici, però stiamo veramente lavorando a fondo per la Dakar del prossimo anno. Yamaha si sta credendo veramente tanto al progetto Dakar con una squadra Factory, ormai stanno rientrando tutte le squadre ufficiali da Honda HRC a KTM, a Husqvarna ed è giusto così perché veramente la Dakar si sta rilanciando parecchio. Ecco, quindi il sogno di portare a Brescia un titolo tanto prestigioso non è più soltanto un sogno ma un progetto. Sì, il progetto è questo, non è facile perché veramente la battaglia è bella nutrita, però l'obiettivo è di far bene, vincere purtroppo si vince solo uno, però speriamo almeno di battagliarla fino alla fine. Oggi alle gocce anche il massimo esponente del motociclismo bresciano, Lorenzo Zanetti, fresco degli ottimi risultati ottenuti in sella alla tua MV Agusta. Sì, dai, oggi era il giorno prima che parta per la Malesia, quindi un po' di relax qua al centro delle gocce, che poi è il centro dove mi alleno quotidianamente. E appunto cosa ti aspetti da questa trasferta in Malesia, visto che ormai il giro del boa del campionato è stato effettuato? Beh, sarà una trasferta molto importante perché veniamo da un ottimo podio di Misano, adesso sono quarto in campionato ma il terzo posto è la portata, in teoria anche, cioè, siamo ancora in lotta per il titolo anche se obiettivamente i punti sono, di distacco sono importanti, però bisogna crederci sempre, comunque adesso l'obiettivo è quello di cercare di centrare la top 3 e comunque fare il massimo ogni gara nelle quattro restanti. Tanti. Ecco, parliamo un attimo di questa tua prima stagione in sella alle MV Agusta. Ma mi sono adattato comunque molto velocemente alla moto, mi è piaciuta, anche se ho fatto pochi test in inverno, tant'è che al debutto abbiamo fatto subito un podio, poi durante la stagione abbiamo riscontrato qualche problemino, però devo dire che abbiamo lavorato comunque bene con la squadra, tant'è che quest'anno già ho fatto 3 podi e quindi siamo contenti, è ovvio, c'è sempre quel pizzico di rammarico di quel che si può fare in più, tipo in Talagna dove ho buttato un podio quasi certo, però insomma non guardo indietro, voglio guardare avanti, cercare di dare il massimo nelle ultime gare per anche insomma giocarmi la riconferma nel team. La riconferma passerebbe quasi certamente attraverso una vittoria. Ma più che altro nei primi 3 di campionato sarebbe automatica. E allora in bocca al lupo da Motore 360 gradi. Crepi il lupo, grazie, ciao. Amici di Motori a 360 gradi, siamo arrivati alla fine di questa giornata bellissima alle gocce di Gussago. Il mio sogno, sapete qual è? Andare in ferie con Luana. 50% ci sono riuscito. Vi ho visto quando abbiamo presentato questa puntata, naturalmente non potevamo chiudere con chi veramente ha lavorato oggi. Luana e un certo Bruno che forse tu conosci. A te, Lu. Ah, ma adesso noi andiamo a riposarci veramente, Bruno. Poi soprattutto verremo con le gocce magari in occasione di ospiti e non per questioni televisive, cosa dici? Ce la possiamo vedere un po' questa piscina anche da ospiti? Direi proprio di sì, anche perché io come gussaghese sono già da tempo frequentatore del posto e non posso dirmi che di trovarmi bene. Allora Bruno, abbiamo detto che qui ci torneremo quindi in costume da bagno, ma nel frattempo Attilio, chiudiamo questa puntata e proseguiamo con quella di Motori Classic che sta andando in onda, ma Motori a 360 gradi quando torna? Quando ritorni tu dalle ferie e voglio vedere anche Fabio Fedi in costume da bagno qua alle gocce. Ciao!